Bentrovati a tutti in cucina, una nuova puntata sempre con il sottoscritto Cristian Carapezza, che non sono un cuoco, bensì appunto un illusionista estremo, ma intanto facciamo ancora qualcosa di estremo in cucina. Oggi faremo patatosa, o meglio anche patata esagerata, perché praticamente prenderemo delle patate, le faremo bollire, una volta bollite poi uniremo alla patata, metteremo dentro la patata tante cose, salsiccia, speck, mozzarella, funghi, emmental, esagerata. Mettiamo subito a bollire le patate. La cottura deve essere al dente. Accendiamo appunto questa padella per mettere e rosolare la salsiccia. Il primo ingrediente che andiamo a cucinare è la salsiccia. Prima naturalmente andiamo a prendere la cipolla, dobbiamo soltanto adesso andarla a sminuzzare e a tagliare appunto per farla soffriggere. Andiamo a mettere la cipolla in padella con un po' di olio. Facciamo rosolare finché non diventa dorata. Allora, la cipolla è già rosolata. Mettiamo subito la salsiccia, anche lei da far rosolare. Mettiamo un coperchio per farla cuocere più velocemente. Nel frattempo che le patate sono pronte, anche la salsiccia, andiamo a tagliare il nostro speck. Questo per tutte le fettine, circa un etto di speck per circa 5-6 patate. Allora, aggiungiamo anche un po' di pepe, un pizzico di pepe, un pizzico di sale alla salsiccia. Ed è quasi la salsiccia quasi pronta, un altro minuto. Nel frattempo abbiamo tagliato lo speck, tagliamo anche un po' di emmental. Ma è quasi pronto, vedo anche la salsiccia è pronta, bisogna soltanto aspettare la cottura delle patate. Vediamo anche la mozzarella, andiamo a cucinare anche i nostri funghi, mettiamo un po' di olio nella padella e buttiamo i funghi. Abbiamo unito più funghi, dallo champignon al fungo porcino, poi a gusto sempre di chi cucina e di chi deve mangiare giustamente le pietanze. Non è la nebbia di Milano, ma è semplicemente i funghi che sono già pronti, stanno giustamente, devono essere scolati, perciò prendiamo un piatto, andiamo a posizionare tutto il nostro contenuto della padella in un piatto e poi ci servirà per il proseguo appunto della nostra ricetta, le nostre patate. Mi sa che anche le patate controlliamo se sono pronte. Anche le patate sono pronte, perciò possiamo andare subito a scolarle e farle raffreddare. E allora, una volta cotti tutti i nostri ingredienti, andiamo a prendere le patate e tagliamo a metà. Facciamo un buco per togliere la polpa, prendere l'interno e metterlo nella scodella, dove andiamo a mettere tutti gli altri ingredienti, andiamo a associare tutti gli altri ingredienti. E una volta svuotate tutte le patate, andiamo a schiacciare appunto l'interno della patata per renderla più appoltita possibile. Terminato questo lavoro, andiamo a unire gli altri condimenti. Cominciamo appunto con lo speck, potete mettere anche del braciotto, del prosciutto cotto, affumicato, quello che più desiderate. Il formaggio, la salsiccia con l'olio e andiamo a rimescolare il tutto. I funghi, l'ultimo degli ingredienti che andiamo a mettere, ne aggiungiamo soltanto una piccola porzione rispetto a quello che c'è, perché gli altri preferisco andare a mettere sopra. Una volta che abbiamo rimescolato il tutto, andiamo a prendere la prima patata. Semplicemente andiamo a imbottirla con questo condimento. Riempite tutte le patate, poi possiamo andare a distribuire gli ultimi due ingredienti, appunto il formaggio e poi il resto dei funghi. Le patate sono tutte riempite, aggiungiamo un po' di funghi ogni patata.
po' di formaggio, come dicevo, per dare con la cottura del forno un po' di croccantezza nel finale. Un goccio d'olio. E sono pronti da mettere al forno. Cottura circa 15-20 minuti e sono pronti. E mi sa che sono pronte anche le nostre patate, perciò possiamo andarle a uscire dal forno. Lo facciamo di fretta, ma di solito bisognerebbe farle raffreddare perché ovviamente si asciugano e vengono sicuramente meglio anche da servire. E questa è la nostra patata esagerata. Se vi è piaciuta, esagerate con i like, mi raccomando. Un abbraccio.